Buona serata e bentornati in questa serie dedicata alla domotica. Oggi vedremo come si fa a collegare un accessorio, come tutte le settimane, vedremo come si fa a collegare la propria applicazione, però vi farò vedere come si collega soltanto ad Alexa, non a Google, perché questo accessorio è un po' particolare, collegarlo a Google è un po' rognoso, quindi ho deciso di fare un video dove parlerò solo di questo. Oggi parleremo di Shelly 2, che è un prodotto che vi ho già fatto vedere un paio di mesi fa, se vi ricordate è un relè a due canali, quindi vi ho fatto vedere come si collegava a un motorino delle tapparelle. Questa volta vi farò vedere come si collega invece a due punti luce, che è per quello che l'ho comprato. Io l'ho comprato per collegarlo qui in sala perché ho due punti luce, uno sopra il televisore e uno dietro sul divano. Quando accendevo la luce, si accendevano per forza tutti e due i punti luce, quindi non avevo la possibilità di accendere quello dietro il divano o quello sul televisore, quindi avevo comprato questo accessorio per quello. Quindi ho collegato un interruttore, praticamente è un pulsante come quello che si attacca al, come si chiama, il motore delle tapparelle, così ho la possibilità, come vedete, separatamente di accendere il punto luce che voglio. In più l'ho collegato all'applicazione, poi ad Alexa, così ho anche la possibilità di dirgli: Alexa, accendi luce, Alexa, spegni luce, Alexa, accendi luce 2, Alexa, accendi luce, Alexa, spegni luce, Alexa, spegni luce 2. Come vedete è comodissimo, posso dosare quanta luce voglio nella stanza. Niente, adesso vi faccio vedere come ho collegato, come ho fatto il collegamento, che tra l'altro è uguale a quello del motore delle tapparelle, solamente che i due cavi che servono per alzare e abbassare le tapparelle andavano collegati uno alla lampadina e l'altro all'altra lampadina. Come vedete, questo è il collegamento, è molto semplice. Qui c'è la presa. Queste sono le due lampadine, l'interruttore e chiaramente lo Shelly. Allora, come prima cosa partiamo col neutro, che è il cavo quello blu, il filo della corrente blu. Praticamente dobbiamo prendere quello che arriva dalla presa, collegarlo con un cavallotto, come vedete io ho usato questo, collegarlo con un cavallotto ai due fili blu che arrivano dalle lampadine, come vedete, e poi quello blu andrà collegato allo Shelly dove c'è la N. La fase invece, che è quello che porta la corrente, andrà fatto un cavallotto, come vedete. Questo cavallotto ci servirà per collegare la fase allo Shelly e poi all'interruttore. Poi chiaramente l'interruttore andrà collegato ai due punti che serviranno per accendere e spegnere le lampadine o per dare corrente a una lampadina o all'altra. Poi collegheremo l'altro cavo che sarebbe la fase, quello che porta la corrente alle due lampadine nei due punti che sono l'1 e il 2. È semplicissimo, praticamente è come quello che vi avevo già fatto vedere. Come si effettua il cavallotto all'interruttore? Io ho fatto un video, se venite nel mio canale, vedrete come si fa anche a collegare l'interruttore se non siete capaci. Chiaramente dobbiamo scaricare l'applicazione dal Play Store, io l'ho già scaricata, la facciamo partire. Selezioniamo una stanza, aggiungiamo dispositivo, ricerca del dispositivo, inseriamo il nostro Wi-Fi e anche la password del nostro Wi-Fi. Come vedete, me l'ha trovato subito. Qui dobbiamo dare un nome chiaramente al dispositivo, noi possiamo chiamarlo Luce. Selezioniamo la camera. Come vedete, si è collegato praticamente subito. Da qui possiamo decidere se accendere un punto luce oppure tutte e due insieme. Niente,
Anche qui, come il Sonoff e tutte le altre applicazioni della domotica, possiamo andare su scene, aggiungere una scena, quindi possiamo decidere se accenderle tutte insieme, se accenderne una sola, a che ora accenderlo o in che data accenderlo. Poi ci sono tantissime altre impostazioni, di cui ho già parlato, se vi interessa, per fare il video un po' più corto, se vi interessa andate a guardare, Shelly 2, motore delle tapparelle. Niente, ora vi farò vedere come si collega ad Alexa. Facciamo chiaramente partire l'applicazione. Andiamo in alto a sinistra. Andiamo su skill e giochi. E cerchiamo la skill. Quindi segniamo Shelly. Come vedete c'è Shelly 1, Shelly Claude, noi sceglieremo Shelly 2. Io chiaramente ce l'ho già selezionata. Esco e riapro Alexa. Andiamo su dispositivi. Facciamo aggiungi dispositivo. Altro. Così gli diamo la possibilità di cercare il nostro dispositivo. Facciamo salta. Fatto, come avete visto, ha trovato due punti luce. Ora qui abbiamo luce 2 e luce 1. Chiaramente possiamo anche andare sopra e attivare da qui, come si dice, il pulsante, quindi possiamo attivare la corrente anche da qui, oppure possiamo dirgli ad Alexa: Alexa, accendi luce 2, Alexa, spegni luce 2, oppure si può entrare nelle impostazioni e cambiare il nome, dare il nome desiderato, così possiamo accendere la luce dicendo il nome che vogliamo. Niente, come vedete è semplicissimo utilizzare lo Shelly 2, è comunque anche un prodotto che sto usando già da un po' di tempo ed è affidabile, forse uno degli accessori che ho comprato della domotica che preferisco, quindi è un accessorio che vi consiglio di comprare e di utilizzare. Niente, spero che il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto perché ho moltissimi altri accessori che mi sono già arrivati e che collegheremo insieme e altri che mi dovranno arrivare. Buona serata.